Buonasera. Buonasera a tutti. Io oggi, Edith Gabrielli, che è la direttrice del Vittoriano, non sa se riesce ad arrivare, quindi noi cominciamo. Comunque, intanto oggi abbiamo il piacere di avere qui Marina D'Amelio, siamo amici. Marina è una professoressa dell'Università Sapienza che si è occupata di tante cose diverse. Tra cui, naturalmente, l'interesse fondamentale forse è proprio quello per le donne, no? E oggi parleremo di una donna speciale, Mary McCarthy, che è stata una scrittrice molto famosa negli anni di cui parliamo, gli anni del dopoguerra. Ma io non accennerò al suo itinerario, perché questo è l'argomento della chiacchierata che oggi Marina D'Amelia ci farà. Ma dicevo di lei, invece, di Marina D'Amelia, e non di Mary McCarthy, che oltre a occuparsi di storia delle donne, a partecipare, a fondare riviste di storia delle donne come Genesis, come altre riviste che hanno costruito la storia delle donne, si è occupata poi di altre cose. Si è occupata di storia moderna, perché poi lei è stata anche professoressa di storia moderna, ma anche di età contemporanea in realtà, quindi insieme dei secoli più passati e dei secoli più presenti. Ha scritto libri, tra cui un libro sugli anni 50, sulla mamma, la mamma si chiama questo libro, sugli anni 50, e che è sul ruolo della famiglia. E poi ha scritto anche altri libri sulle donne, che è accurato anche un libro che si chiama O Dolce Patria, no? Sull'unità d'Italia e le donne. Il tema delle donne dunque è, diciamo così, al centro delle riflessioni di Marina D'Amelia. Oggi ne abbiamo una espressione particolare, perché Mary McCarthy è stata una scrittrice che per molti versi, lo vedremo oggi, si è occupata anche di storia delle donne, oltre anche di storia politica in verità, perché ha fatto... Era una donna di sinistra e si è occupata di Vietnam e di altre cose. Però ora sentiremo invece in che maniera Marina D'Amelia ci vuole riproporre, per chi non avesse letto i libri di Mary McCarthy, che sono stati molto, molto letti negli anni 80 e 90, forse oggi un po' meno, no? No, Marina? E quindi, dai, vai. Vi ringrazio, ringrazio Franco Benigni, la direttrice, e anche in parte chi mi ha aiutato a fare il PowerPoint, che sono delle fotografie per farvi vedere i personaggi, le persone, i luoghi di cui parleremo. Abbiamo passato, credo, le ultime 24 ore guardando cosa succedeva in America, oggi continuiamo a guardare la storia di un'americana, ma vista dalla parte italiana. Allora, negli anni 60 viene pubblicata un'antologia della nuova narrativa americana. È un'esplicita citazione di Americana, di Elio Vittorini, che è stata la mitica, in qualche modo, guida della letteratura americana in piena estetica fascista nel 41. Mary McCarthy è tra gli autori presenti in questa antologia, con un racconto del 39 che si chiama Trattamento barbaro e crudele, ed è un intelligente, ironico soliloquio di una donna incerta tra l'amante e il marito. I due curatori di questa antologia della nuova narrativa americana mettevano in risalto come gli scrittori mostrassero una sobrietà pubblica diversa dai leggendari, in qualche modo, personaggi della generazione precedente, Faulkner, Miller, Hemingway. Come dicevano, questi volevano essere grandi in tutto, grandi brevitori, grandi amatori, grandi cacciatori, grandi pescatori, grandi combattenti, oppure grandi solitari. Secondo loro, i nuovi narratori erano invece meno propensi alla notorietà,
mentre in Italia la notorietà cominciava. Non avevano più il gusto dell'avventura, dell'esotico, dell'epico, come erano quelli precedenti. In realtà questa diagnosi non funziona per Mary McCarthy. La riservatezza, l'anonimato, il profilo basso non erano tagliati a misura di una ragazza nata nel 1912, in cui, è lei a dirlo, il desiderio di eccellere dominava ogni pensiero. L'idea di farmi notare assorbiva tutti i miei sforzi. E come era stato nelle scuole, tutta la sua esistenza si trasformava in una gara, in una competizione. Questo è quello che racconta di sé e come si presenta. La sua fama è legata al romanzo Il gruppo, pubblicato nel 63. Il 63 è una di quelle date spartiacque nella storia americana e direi per tutta la storia delle donne. È l'anno in cui viene assassinato Kennedy. Esce La mistica pochi mesi prima del gruppo, La mistica della femminilità di Betty Friedan, che racconta tutta l'infelicità e l'insoddisfazione delle donne della classe media bianca. Il gruppo ci riporta agli anni di Roosevelt e racconta l'ingresso nella vita professionale e matrimoniale di un gruppo di laureate del Vassar College, un'università all'epoca per sole donne, tra le 5 prestigiose dell'America. È la storia di una generazione alle prese con l'emancipazione, da quella sessuale fino a quella professionale, inappuntabile per la ricchezza dei riferimenti sociali e culturali, che offrì in America e in Europa uno scenario in cui riconoscersi e specchiarsi a tutte le ragazze che lo leggevano. Mary McCarthy è stata ripubblicata da poco, sia in Francia con un nome diverso, non si chiama più il gruppo, i francesi hanno deciso di chiamarle le ragazze brillanti, e in Inghilterra. E molte delle ragazze della generazione che l'avevano letta negli anni dopo il 68 raccontano quale impatto aveva avuto questo libro e quale importanza. Il successo del romanzo viene immediatamente trasposto in film 3 anni dopo. Ma io quello che vorrei dirvi è che Mary McCarthy come autrice ha preso il sopravvento sul libro, si è presa progressivamente il centro della scena e alla prosa scintillante di questa storia di una generazione ha aggiunto molte altre identità, altri ruoli, il ruolo di critico teatrale, inflessibile, quella di saggista. I saggi letterari di Mary McCarthy, tra le cose meno conosciute, sono tra le più belle. Quella di commentatrice politica degli Stati Uniti all'epoca della guerra del Vietnam e dello scandalo del Watergate. È, insomma, un personaggio pubblico, un personaggio direi anche scomodo. Non c'è libro o scritto da lei prodotto che non lasci una scia di polemiche. Insomma, Mary McCarthy la dobbiamo pensare come uno scrittore personaggio, una scrittrice personaggio. In genere sono gli uomini che affollano la scena degli scrittori personaggi. Nel Novecento ci sono alcune donne simbolo, oltre a Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, appunto, c'è Mary McCarthy e nella generazione più giovane Susan Tonga. Possiamo dire di sapere qualcosa della vita di Mary McCarthy solo dopo la pubblicazione della corrispondenza integrale tra lei e Hannah Arendt, pubblicata nel 1995, un lavoro paziente fatto da Carol Brightman e anche la prima biografa di Mary McCarthy, comincia con lei a selezionare le lettere, a levare i punti, eccetera. Conoscere qualcosa attraverso la corrispondenza sembra un'affermazione paradossale dal momento che Mary McCarthy ci ha raccontato quasi tutto di sé, del suo romanzo familiare e soprattutto del mondo intellettuale di New York degli anni 30 e 40,
in cui muove i primi passi da scrittrice. Siamo nel 1936, quando i processi di Mosca, che si concludono con l'esecuzione di tutti i bolscevichi della prima ora, modificheranno le posizioni politiche dei principali intellettuali, quelli più brillanti che lei frequenta. Mary McCarthy ci ha raccontato l'infanzia dickensiana che ha avuto, è rimasta orfana a 6 anni, era stata affidata con i fratelli più piccoli a degli orribili zii che li maltrattano e in tutti i modi li privano anche del mangiare, fino alla liberazione rappresentata dall'arrivo a casa del nonno paterno a Seattle. Ci ha raccontato le scuole che ha frequentato e i suoi primi entusiasmi intellettuali, il suo apprendistato culturale quando si trasferisce nell'East Coast per frequentare appunto il Vassar College. Scusate, adesso sì, forse dovevo... No, ecco, sì, sono, eccoli qua. Ah, Anna Arendt, ecco, Anna Arendt e Mary McCarthy, due fumatrici incallite, come vedete. Con Mary e con Anna Arendt viaggerà anche molto in Italia, qui è a Siracusa. E questo è lei al Vassar College. Come dicevo, anche la vita bohemienne a New York. Sono le memorie di un'infanzia cattolica, una giovinezza americana, intellettuale a New York. Quello che meraviglia è la cornucopia di dettagli che lei riesce a ricostruire, dei luoghi, degli arredamenti, dei vestiti, delle facce, delle espressioni, dei cocktail bevuti, dei cibi che venivano allestiti in queste cene intellettuali. Non ha torto Elizabeth Hardwick, che è una sua amica, oltre che alla fondatrice del New York Times Book Review, ad associare tutte queste memorie di Mary McCarthy alle annotazioni maniacali dei fratelli Goncourt sulla vita quotidiana della Parigi della seconda metà dell'Ottocento. I Goncourt però avevano dei diari su cui si basavano. Non ha nemmeno torto chi ha pensato e vede Mary McCarthy contribuire a creare e a mettere in scena il personaggio di se stessa. Un personaggio sempre sostenuto dalla scrittura, nella sua scrittura da Hannah Arendt. Dopo un primo malinteso tra le due, nel 1944 inizia questa amicizia che ha segnato nel profondo non solo la loro esistenza, ma direi una stagione politica della cultura politica e culturale del Novecento, attraverso quelle che sono le estroversioni delle due. Il dialogo, il confronto si snode attraverso il maccartismo, il processo Eichmann, le battaglie per i diritti civili e le prime forme di integrazione nelle scuole americane dei neri, l'era kennediana, le seduzioni nei confronti degli intellettuali che inizia Kennedy, il primo presidente, la guerra in Vietnam e quindi lo scandalo del Watergate. Le due donne sono sempre in sintonia e intervengono per offrire solidarietà politica quando l'altro è oggetto di recensione e attacchi. Aspetto da non sottovalutare perché ambedue subirono attacchi e polemiche. Dell'intenso rapporto di confidenza che ritroviamo in questa corrispondenza, oggi vedremo un aspetto, diciamo, meno conosciuto, quello che è il rapporto con Roma, l'Italia e la tradizione letteraria europea più in generale. Come vedremo, per Mary McCarthy, l'Italia è un luogo privilegiato, sia come rifugio per il suo lavoro, sia per godersi la vita e l'amore per l'arte. Il primo viaggio lo intraprende nel 1946 in Europa, per mare. Il marito e il terzo era già partito in aereo e sull'onda tutta infervorata delle sue passioni intellettuali, i romanzieri russi, Tolstoi, Dostoevskij, i francesi, Stendhal, George Eliot e non ultimo Byron, che era un eroe della sua infanzia.
I consigli degli amici quali sono? Quelli di portarsi una riserva di cibo, l'Europa estremata dalla guerra, e soprattutto di non mostrarsi allegra, anzi di atteggiare l'espressione a una certa preoccupazione. Nel 1946 Mary McCarthy è un'americana che è stata contraria all'entrata in guerra negli Stati Uniti, va detto. Però grazie al dollaro può condurre in Europa un livello di vita che in patria non si può permettere, lo dice lei con entusiasmo. Cosa conosce Mary McCarthy dell'Europa? Molto per un americano, grazie alla formazione e all'educazione che ha ricevuto nei collegi cattolici, al Vassar College, e soprattutto conosce l'Europa contemporanea, grande, grazie anche alla partecipazione a Partisan Review, una rivista di cui appunto teneva le cronache teatrali, in cui collaborava e che mostrava un interesse per l'Europa. Eccola qua, è il primo numero, fanno impressione come erano quelle riviste. Era praticamente prioritario. Mary McCarthy non si è tenuta al riparo del matrimonio, ha detto che quando parte per l'Europa era al suo terzo marito. Chi erano stati gli altri? Un regista teatrale e soprattutto Edmund Wilson, il più grande critico letterario dell'epoca, che aveva proprio conosciuto a Partisan Review. Lei confessa, è strano in questo ambiente radicale una così propensa al matrimonio. Lei però lo confessa, aveva anche avuto molte altre importanti relazioni. Non sono stata capace quasi mai di vivere senza amore, mai più per un mese o poco più. Non aveva però la sensazione della promiscuità, pur avendo appunto avuto molto. Forse non la sente nessuno, dirà da grande. Forse più ragazze di quanto si creda vanno a letto con più uomini di quanto si direbbe a vederla. Allora, Partisan Review, decisamente ricca era stata la formazione e la partecipazione alle discussioni per realizzare questi numeri. A Partisan Review aveva conosciuto Hannah Arendt, Nicola Chiaromonte, suo amico italiano, un intero mondo di rifugiati di famiglie ebree che avevano anglicizzato il loro nome. Gli storici sono più volte ritornati su queste riviste, Partisan Review, Politics, e sulla centralità che hanno avuto nell'ambiente culturale e politico della New York prima della guerra e dopo la guerra. Abbiamo due sguardi di genere su questo periodo. Uno, quello di Mary McCarthy, l'altro di Elizabeth Hardwick, dovrebbe esserci. No, eccola. Sono delle rievocazioni preziose perché offrono di quel mondo intellettuale un'immagine non convenzionale in cui le sbornie, le relazioni tra i sessi, i tradimenti, i sotterfugi, le rivalità tra gli uomini, le rivalità tra le donne hanno la stessa dignità e centralità delle dispute culturali. Cosa ricordano gli sguardi femminili di questo ambiente che è stato centrale nella storia politica americana? Il clima di permanente cacofonico alterco, un cortile in cui tanti galletti si beccavano. Nessuno aveva una posizione dominante però. Era un'uniformità di veemenza che si esauriva insieme alle perniciose bottiglie di whisky, Four Roses, intorno alla mezzanotte fino alla svolta successiva. Vediamo adesso qual era l'interesse, come accennavo, di queste riviste per l'Europa. Si pubblica Sartre, si conosce tutto quindi l'esistenzialismo francese. La rivista pubblica anche lettere da Roma, da Parigi, da Londra,
che offrono un panorama della situazione e mettono a fuoco tematiche e avvenimenti. Rossellini, paesaggi di Rossellini viene commentato. La firma prestigiosa di Mario Prats fa una prima analisi di qual è l'influenza che Hemingway ha avuto sugli scrittori italiani. Ci sono anche delle immagini e dei racconti su quali sono la panoramica sulla letteratura italiana. Anche Partisan che cosa fa? Ospita il primo resoconto di William Barrett, che è un filosofo americano, sulla Napoli del dopoguerra, che addirittura dice è il primo grande racconto di confronto tra due civiltà, l'americana e la napoletana. Edmund Wilson, il marito di Mary McCarthy, scrive anche lui un libro, anche lui è nel primo dopoguerra in Europa, che si chiama Europa senza Baedeker, e sono tutta una serie di dettagli sulla vita romana, i suoi incontri con Silone, le sue letture e Moravia. Cosa dice allora a questo punto? Questo era il background, in qualche modo, di conoscenze con cui Mary McCarthy si marca. Lei cosa racconta del suo primo viaggio in Italia? Quello che ha scritto in un racconto che si chiama Il Cicerone, forse è tra i meno conosciuti di Mary McCarthy, parla dell'incontro di una coppia con questo strano personaggio che si offre appunto di fare da Cicerone a Milano, a Venezia, per poi sparire a Roma nella polverosa via di Sant'Ignazio. In un'Italia che racconta, invasa ancora dalle uniformi americane, di alberghi requisiti, di clandestini scambi di denaro nel mercato nero, mentre i festeggiamenti ripopolano le calle di Venezia di turisti anglosassoni, il Cicerone misterioso è l'emblema, in qualche modo, di quello che è ancora un mistero, il mistero dell'Europa. Quindi un racconto che ricalca il codice letterario dell'incontro Europa-America più volte disegnato da Henry James. Intervistata nel 62, se la vecchia tematica dell'americano in Europa l'interessava come scrittrice, Mary McCarthy risponde dubbiosa. Dice, ma no, la New York degli anni 40 era così europeizzata e molti dei miei amici erano europei, che la distinzione tra un americano e un altro europeo non si sentiva. Non credo sia più attuale l'antitesi tra la giovane America e la vecchia Europa nei modi tematizzati da James. E continua, l'americanizzazione sta facendo del resto tali passi da gigante in Europa che questo è l'aspetto che più colpisce il viaggiatore americano. Il Cicerone però fa una cosa importante, ribalta l'immagine offerta da tutti i resoconti maschili a cui accennavo precedentemente. Che cosa raccontavano? Che l'Italia era un bordello per i ricchi viaggiatori uomini. Ribalta questa immagine, Mary McCarthy cosa fa? Fa di una donna americana spregiudicata in viaggio per l'Europa la portabandiera della libertà sessuale. Descritta sotto le vesti di Polly Grobber, riconoscibilissima, scusate, questo Edmund Wilson con Mary McCarthy. Mary McCarthy con il figlio, l'unico che ha avuto da Edmund Wilson, e questo è il marito con cui viaggia in Europa, più giovane di lei di 8 anni. Questo è con Nicola Chiaromonte, il suo amico italiano. Eccola qua, ecco. Quindi sotto le vesti di Polly Grabber è raccontata con sferzante ironia Peggy Guggenheim alla vigilia del suo radicamento a Venezia e dell'acquisto di Palazzo Venier de Leoni, che poi diventerà la sede della collezione. Lei, scrive la McCarthy, immaginava di venire in Europa spinta da una impazienza culturale. Era ai suoi occhi una ribelle contro una civiltà del commercio. Gli uomini in America pensavano solo agli affari, mentre l'abitudine europea di fare dell'amore un business sembrava per scontrasto
il segno di una civiltà più avanzata. Ovviamente non piacerà questa descrizione da altri aspetti a Peggy Guggenheim, ma verranno ricomposte e ho messo una fotografia in cui negli anni 60 si rivedono. Cosa c'è del contesto italiano del 46? C'è solo un piccolo siparietto. Mary McCarthy arriva in Italia da Parigi in treno, in terza classe. Alla frontiera di Domodossola c'è la sosta in stazione. E lei vede dal finestrino una folla con musica e mazzi di fiori che si avvicina agli scompartimenti. Sono gli iscritti al Partito Comunista che si recano a rendere omaggio a Togliatti, è presente in un altro scompartimento che è il ritorno dalla conferenza di Parigi. È l'unico aspetto, in qualche modo, che rimandi alla politica italiana. Dopo il ritorno in America, McCarthy partecipa in modo molto intenso a tutta la discussione su quali siano le prospettive del dopoguerra in Europa. Si butta a capofitto nei gruppi Europa-America, che sono progettati da Chiaromonte, da Albert Camus, da Dwight MacDonald e via discorrendo. Cosa pensa, cosa volevano fare questi gruppi? Ma nel manifesto, che è forse redatto proprio da Mary McCarthy, al primo posto si affermava che lo stalinismo era il principale nemico dell'Europa. Al secondo, però, si diceva subito che andava favorita la formazione di una nuova sinistra indipendente sia dal governo sovietico sia da quello americano. Non sosteniamo, dicevano, alcun programma specifico, ma solo vorremmo un'analisi attraverso la controversia e la discussione. È un progetto assolutamente romantico, una velleitaria impresa destinata a scomparire rispetto ai più concreti interventi del governo americano di finanziamento della cultura nel dopoguerra. Questo è un capitolo attraverso i congressi della libertà culturale, attraverso il finanziamento di tutta una serie di riviste, di cui una è stata anche tempo presente, di Chiaromonte e di Silone. È un capitolo molto importante, ma a cui non posso che accennare. Mary McCarthy sapeva di questi finanziamenti, fino a che punto ha partecipato. Mary McCarthy è molto chiara, è contro il maccartismo ed è contro lo stalinismo, quindi è la parte, diciamo, più di sinistra di questo gruppo di intellettuali. Deve accettare però che la sua è una linea minoritaria. L'epitaffio di queste discussioni all'interno dei gruppi degli intellettuali e i disaccordi profondissimi che c'erano stati all'interno di queste due riviste di sinistra sul modo di combattere il totalitarismo è costituito dalla satira L'Oasi, pubblicata nel 49, ripubblicata nel 99 e in Italia arriverà solo nel 2002. In cui le due posizioni, quelle degli idealisti e quelli dei realisti, vengono messi sotto satira. La pubblicazione di Oasi crea una spaccatura tra Mary McCarthy e tutti gli altri, che si sentono addirittura minacciano di portarla in tribunale. Però rafforza l'amicizia con Hannah Arendt, che è d'accordo con lei. Divisioni, antagonismi che dilaniano il mondo letterario e intellettuale durante l'età del maccartismo e che avvelenano la vita delle università americane saranno poi oggetto di altri due libri. Vediamo se li ho messi in ordine. Ecco qua i gruppi, scusate, questi sono i gruppi che discussero, in cui si dilaniano. C'è Mary McCarthy, Chiaromonte, Hannah Arendt, il marito, Kesin, cioè, c'è molto di autobiografico in questi racconti. Ancora una volta sono mariti, gli amici, a essere reincarnati nei personaggi. Lei se ne preoccupa. Il romanzo ha un tono personale che mi disturba, anche se mi ripeto che l'hanno fatto in molti grandi romanzieri. Tolstoi è sempre lì, quasi imbarazzante nel personaggio di Levin, e
tutti i suoi scritti. Dostoevskij nella Confessione di Stavrogin, le eroine di George Eliot hanno una somiglianza quasi nauseante con l'autrice. Questo intenso autobiografismo lo giustifica, è giustificato a suoi occhi dai rimandi. 55 è il secondo viaggio in Europa. Si imbarcano a Napoli, arrivano a Capri, l'idea poi è di andare a Roma e di poi proseguire per la Grecia. Dopo la Grecia Mary McCarthy rimarrà a lungo in Europa. Quindi due settimane a Roma, che ha trovato incantevole, al contrario di Capri, che le sembra solo un altro luogo bohemien, con un sovraffollamento di turisti tedeschi, svedesi e americani del Rotary Club venuti in aereo. Nuota, passeggia, fa escursione a Napoli e a Pompei, altri turisti, altre macchine fotografiche, altre guide, altri venditori di souvenir. Troviamo delineati due principali aspetti dei soggiorni in Italia di Mary McCarthy: la scoperta di un tempo distensivo e favorevole alla concentrazione e alla scrittura, e il fastidio di assistere ai primi assalti di un turismo che lei ritiene di massa, siamo nel 55, su cui ritornerà e che denuncerà. Cinque anni dopo lo sguardo su Roma è più cupo, soprattutto non le piace la socialità del mondo intellettuale. Ah, questa è Osi. Ho preso tutte le prime edizioni in inglese dei libri perché mi divertiva vedere come avevano immaginato le copertine. Allora, questo, scusate, no, andiamo male, ho perso. No. Torno indietro. Sì, allora. Ecco, grazie alla conoscenza di Alberto Moravia frequenta le feste e gli incontri letterari, incontri che le procurano in genere, sue parole, un senso di umiliazione e di maltrattamento. Scusate, ecco, è anche scritto, lo leggo anch'io però. È come trovarsi su un autobus affollato con la gente che ti spintona e ti dà le gomitate e nessuno che dice allo straniero dove scendere. Se uno è straniero, in queste feste viene messo da parte. Nessuno prova ad intraprendere una conversazione con te, non esiste l'idea di conversazione. Solo politica letteraria e fatti personali. La gente che ti viene presentata ti volta le spalle e ti lascia sola in mezzo alla stanza o alla terrazza, come una valigia abbandonata in una stazione su cui inciampano tutti. E su tutto questo filtra una noia, un senso di noia che irrita i più sensibili, Moravia e Chiaromonte. Ma anche loro però hanno strane abitudini agli occhi di questa americana. Continuano a interrompere le loro conversazioni per andare a telefonare all'ingresso come se fossimo in un bar. L'unico a mostrare un briciolo di educazione è un giovane lombardo, non ancora romanizzato, scrive. Mi ha preso la pelliccia, mi ha parlato vivacemente di teatro, mi ha detto chi erano gli altri e mi ha presentato delle persone. È Alberto Avvasino, che rimarrà in contatto con Mary McCarthy anche negli anni successivi. Molte le affinità tra di loro, lo sguardo ironico, la demistificazione dei tic degli intellettuali, l'amore per il teatro e soprattutto la stroncatura efficace. Insomma, nel 60 Roma non le sembra un posto attraente, non le è uscita la voglia di muoversi, se non rare visite ai musei. La città sta lì semplicemente, con indifferenza, mentre attorno, sono sue parole, si dipana la corruzione romana, la droga, l'omicidio, mette anche la sessualità. Alle prese con il divorzio dal terzo marito e le difficoltà con il quarto matrimonio, non è di buon umore, è depressa e Roma ne fa le spese. Per ritrovare l'incanto di cui aveva parlato,
bisognerà attendere gli anni 70 con Uccelli d'America, un altro libro, lo vedremo, ne parlerò più avanti. In questo senso di umiliazione, però, va detto che è anche il frutto della realistica presa d'atto che in pochi conosco in Italia chi sia Mary McCarthy e cosa abbia scritto a quell'epoca. Nel 1955 nessun libro era stato tradotto in italiano e quindi a conoscere i suoi libri, era solo chi conosceva l'inglese. Dunque in pochi, tra i pochi c'è Bernard Berenson, lo storico dell'arte che aveva incontrato a Venezia in casa di la contessa Anna Maria Cicogna, il vecchio Volpone, lei lo chiama, l'aveva addirittura apostrofata chiedendole se aveva portato con sé il diaframma, lasciandola imbarazzata. La frase alludeva alla storia scritta da McCarthy sull'iniziazione sessuale di una giovane bostoniana appena diplomata al Vassar College e la visita presso una ginecologa che le aveva appunto fornito il pessario. È il secondo capitolo del gruppo. Mary McCarthy sarà spesso ospite a Villa Tatti da Berenson. In realtà nel mondo letterario la conosceva solo, ne avevano parlato solo la Fiera Letteraria, Giacomo Antonini, che aveva segnalato questa giovane scrittrice, dicendo appunto che era maturata dai primi saggi degli anni 40, fino a Memorie di un'educazione cattolica, ma appunto in inglese. Giacomo Antonini poi la incontrerà a Firenze quando Mary McCarthy ha le prese con la scrittura delle pietre di Firenze. Quindi i primi commenti di apprezzamento in Italia del lavoro di Mary McCarthy sono questi sulla Fiera Letteraria. Interessante, nell'articolo Antonini la paragona a Simone de Beauvoir. Dice: l'intelligenza della McCarthy è ricca, creativa, ironica, mentre quella di Simone de Beauvoir è arida, astratta, teoretica. Allora, questo accostamento è il frutto di uno scontato accorpamento tra le rare donne che si distinguono nel panorama intellettuale. I risvolti misogini si nascondono dovunque. Oppure Antonini ha una chiara idea della polemica che c'era stata tra Mary McCarthy e Simone de Beauvoir dopo il viaggio di Simone de Beauvoir nel 48 in America. Non lo sappiamo. Certo è che ancora Mondadori non ha tradotto i suoi scritti. I temi, gli ambienti al centro delle storie di Mary McCarthy, le relazioni tra i sessi, le giovani donne, il loro desiderio di emancipazione, il loro scontro con la realtà e con il mondo maschile, in realtà non piacevano agli amanti del neorealismo o ai cultori degli conflitti di classe che erano al centro della letteratura italiana. Per chi poi si presentava con i biglietti da visita dell'amicizia con Nicola Chiaromonte e Ignazio Silone, la sinistra antistalinista, come dirà McCarthy, una minoranza nella minoranza, non rappresentava un biglietto da visita facile per l'integrazione nel contesto culturale romano, autoreferenziale e in cui erano altre le reti importanti, quella enaudiana o quella di Nuovi Argomenti, che si occupavano sì dell'America, ma spesso per criticarla. Eppure, se allarghiamo lo sguardo, non molto diversa nella sostanza era l'immagine della società letteraria che Maria Bellonci, lei certo non estranea all'ambiente, alla società culturale letteraria romana, dà della società letteraria. In un'intervista del 54, quindi un anno prima, parla di una società letteraria disgregata, informe, bisognosa di consolidarsi. Dice: questo non può avvenire che attraverso l'impegno degli scrittori stessi e della gente di cultura. La società letteraria ideale è quella, sempre diceva Maria Bellonci,
i cui componenti divergono, magari nelle loro idee, ma si concedono gli uni agli altri credito, interesse, rispetto, rendendo possibile un colloquio non inceppato da diffidenze. Non era molto diverso da quello che pensava Mary McCarthy su quale dovesse essere lo scambio, come aveva detto nel manifesto all'epoca dei gruppi Europa-America. Alla diagnosi di mancanza di socialità e di scarso interesse per gli altri mondi aggiunge, qualche anno dopo, sempre sugli intellettuali italiani, la nota sull'interdipendenza eccessiva che mostrano dalla scena politica e da come si dividono in gruppi e conventicole. Scusate, Berenzo, questo l'abbiamo detto. Eccolo qua, l'altra parte. Gli intellettuali italiani hanno rapporti molto più intimi con la scena politica e sociale di quanto non li abbiano i francesi. Dal 61 Mary McCarthy infatti vive a Parigi con il quarto marito, James West, che è un diplomatico americano che lavora all'Ocse e ha conosciuto in Polonia. La mancanza, tutti quindi i suoi commenti oramai saranno all'insegna della doppia prospettiva del confronto con Italia-Francia. Non è felice a Parigi come può scappa a Roma. Allora, quindi hanno rapporti più intimi con la scena politica e sociale di quanto non li abbiano i francesi. Discutono in modo sarcastico della Chiesa, dei democristiani, della censura, dei processi criminali, del deturpamento di Roma e si scambiano barzellette e aneddoti illustrativi. Però sono privi di qualsiasi potere e influenza. Non c'è nessuno come Mendes Franz di cui si possa dire che li rappresenti e una figura come Sartre del tutto impensabili. E può darsi che sia questa mancanza di potere che dà loro questo tono così familiare. Però gli riconosce che hanno una grande conoscenza dell'idiozia nazionale. Anche se è raro che uno scrittore abbia voce nella vita pubblica nazionale, come succede in Francia, non posso trattenermi dall'amare gli italiani e dal non amare i francesi. Allora, il trasferimento a Parigi per seguire la carriera del marito non era stato un bene per lei. E gli amici se ne preoccupavano. Il mondo letterario francese l'ha snobbata, scrive Chiaromonte a Dwight MacDonald, e lei ha preso la strada sbagliata per entrare nel loro milieu. Riconosce una responsabilità a Mary McCarthy. Troppa esibizione di denaro, parties, vestiti, cene, cocktail. Non ha una reale sensibilità per le cose francesi, ad eccezione della cucina e dei vestiti. Sarebbe stata meglio in Italia, dove la gente si interessa ancora meno, ma comunque fa mostra di cordialità. Senza contare il fatto che in Italia la sua abilità nell'intrattenere in modo generoso avrebbe aiutato la sua popolarità. Questo è un amico che scrive queste cose e forse non erano sempre generose. Insomma, si ripeteva per Mary McCarthy il destino di altre due scrittrici americane vissute a Parigi, Edith Wharton e Gertrude Stein, destinate a frequentare gli americani di passaggio più che i francesi. Se in Italia gli accadeva di sentirsi una valigia abbandonata, in Francia, è lei che lo scrive, i critici francesi hanno la capacità di far sentire un osservatore esterno così inesistente e invisibile da aver bisogno di un microscopio per ritrovarsi. Finora, certo lei è abbastanza polemica con i francesi, è un altro capitolo che dovremmo aprire. Lo sguardo di Mary McCarthy finora sul mondo letterario non tiene conto dell'esistenza di donne scrittrici. Né a quanto ci risulta, ne sappiamo,
mostra interesse a conoscere direttamente, al di fuori degli incontri formali, alcuna delle scrittrici italiane. Tantomeno sono oggetto delle sue recensioni. Ci sarà, mentre gli uomini, Calvino sarà messo. Nel 1962 la Paris Review, che sistematicamente intervista gli scrittori sul loro modo di scrivere, su tutte le loro idee, le chiedono: cosa pensa delle donne scrittrici? O pensa che non si dovrebbe parlare della categoria delle donne scrittrici? La risposta è, una volta tanto, è raro, diplomatica. Alcune donne la introducono. A suo parere, però, sono poche le donne scrittrici che meritino di essere citati con la lettera maiuscola. Virginia Woolf, Catherine Masfield, Elizabeth Bowen. Jane Austen non è mai stata una donna scrittrice con la lettera maiuscola, come pretende il suo culto. E nemmeno George Eliot o Catherine Ann Porter. Il distacco critico dal femminismo rappresenta un punto dolente, un leitmotiv nella vita di Mary McCarthy, e un distacco che in qualche modo condivide con Hannah Arendt, che si rifiuta di essere emblema quando viene chiamata a Princeton, la prima donna, dice: non voglio essere la donna simbolo di niente. Però negli ultimi anni, nel giro di conferenze che farà, oramai Mary McCarthy è famosa e conosciuta, le sarà impossibile sfuggire alle domande sui suoi rapporti con il femminismo, e sfuma questi aspetti di ostilità. Non ama delle femministe l'autolagna, come dirà. Allora, siamo arrivati al 63. Questo pure accenno brevemente, ma insomma è un punto da approfondire. Nel 63 esce il gruppo e Mary McCarthy non solo diventa ricca, ma il suo nome viene proiettato mondialmente al di là della società letteraria e degli intellettuali transnazionali che aveva fino allora frequentato e conosciuto. Va detto che l'accoglienza fu tutt'altro che di incondizionata ammirazione, sia in America sia in Italia. Mailer l'attacca, tutti, è un lungo elenco. Lei dirà: è un libro che mi ha rovinato la vita, mi ha dato il successo, mi ha dato la ricchezza, ma mi ha rovinato la vita, perché le fa vedere in qualche modo cosa pensano i suoi amici, quelli che rispetta, e le sue amiche che ama, di questo libro. In Italia, ci tengo a mettere l'accento sullo scenario italiano, chi recensisce il gruppo sui giornali? Non ne parlano i giornali, Nuovi Argomenti ed altro. È Pier Maria Pasinetti, che insegna a Los Angeles e ritiene il gruppo un libro poco innovativo. Lo mette a confronto, chissà perché, con il giovane Werther di Goethe e con Fanny Hill, e dice: questi hanno in qualche modo inventato una nuova mentalità. Il gruppo si limita a seguire qualcosa già ben conosciuto. Ma forse, dato che insegna a Los Angeles, Pasinetti ha di fronte le giovani americane. Il giudizio per l'Italia va contro ogni evidenza, tant'è vero che il gruppo viene immediatamente sequestrato. A Lodi, Arnaldo Mondadori e Formentor, che è il direttore all'epoca della tipografia, vengono processati per direttissima e assolti. Mary McCarthy scriverà una sua lettera dicendo che il libro presenta il fallimento dell'idea di progresso. Insomma, però, il gruppo cambia la sua posizione in Italia. Dall'emarginazione diventa una voce autorevole. Viene chiamata in causa sui temi culturali, al centro del dibattito che si sta svolgendo, sulle avanguardie letterarie, sulla fine del romanzo tradizionale, sul significato dell'impegno. Sta sui giornali. Confessa che segue il dibattito con una certa difficoltà, si sente estranea.
alle sperimentazioni formali o metaletterari e alla ragione della polarizzazione che attraversa gli scrittori. Gli scrittori italiani che preferisce sono Brancati e Palazzeschi e ha capito che i suoi gusti non sono assolutamente in sintonia con le novità di cui si discute. Che cosa dice? Da noi c'è poca avanguardia, nel senso che si dà questa parola da voi. C'è piuttosto un'avanguardia di contenuti, violenza, sesso, che di forma. I nostri scrittori d'avanguardia sono dei Raskolnikov che vogliono mettere tutto alla prova, nella vita come nelle opere. Il loro slogan è appunto quello di Raskolnikov: tutto è possibile. Non sono esistenzialisti, né vi sono gruppi organizzati, tranne i Beatnik, questi romantici da raptus, che sono però ormai finiti. La loro è stata una protesta passiva, perché in fondo si rassegnava alle istituzioni sociali. La liquidazione dei Beatnik, con queste affermazioni nel 65, non è certamente fatta per procurare le simpatie da parte del mondo intellettuale italiano, che cominciava allora a scoprirli, a interessarsi con il Living Theatre e le prime traduzioni. Impavida però e felice di essere al centro dell'interesse dei mass media, distribuisce pagelle, voti, dà voce alle sue idee estetiche, riprende addirittura le teorizzazioni su cui si discuteva negli anni 50 a Partisan Review. L'avanguardia rappresenta, sono le sue parole, una buona macchina per la pubblicità, è un aspetto della civiltà industriale, la quale ha bisogno anche per la produzione della cultura di un marchio di fabbrica. È l'avanguardia nella vita che affascina Mary McCarthy, quindi William Burroughs, per la sua rivendicazione della libertà individuale. Non ama Salinger, che invece in quel momento è di moda. Tipico calcolatore del sentimentalismo in letteratura, lo definisce, e Truman, un vero talento per il reportage. Insomma, per lei l'unico dovere di uno scrittore è di parlare chiaro. Uno scrittore può appartenere all'avanguardia oppure no, non è affatto necessario. Vediamo dove siamo arrivati. Ah, questo è il gruppo e le due locandine, sia quella americana sia quella italiana del gruppo. Ah, ecco, questa è la cosa sull'avanguardia. Nel 2018 Nicola Lagioia ha fatto un giro negli Stati Uniti per conto del suo editore americano per partecipare a alcune manifestazioni di scrittori. C'era una volta l'America, scrive. Tra le tante interessanti riflessioni che il viaggio ha suscitato a Lagioia, vi sono quelle, virgolette, che la letteratura europea in America conta su un pubblico di iniziati e i lettori americani non conoscono quasi nulla della letteratura italiana. E sono pure gli anni che cominciano a tradurre L'amica geniale. Al contrario, dice Lagioia, in Europa gli appassionati che vengono ad ascoltare uno scrittore americano sanno tutto sulla scena letteraria statunitense. Da qui, Lagioia dice, la necessità del dialogo con l'Europa, con gli annessi benefici degli scambi culturali. Mi pare ovvio che le considerazioni della Gioia sono state precedute anni prima da Mary McCarthy, che negli anni 70 appunto racconta quali sono le principali differenze tra gli scrittori italiani e gli scrittori americani, oltre ad aver auspicato già dal primo dopoguerra gli scambi culturali. Ecco, gli italiani sono più innocenti e provinciali, il che significa sono aggiornatissimi sulle ultime mode letterarie e intellettuali. E qui la sferzata. Come la donna di casa che vive in una piccola città e segue con studiata attenzione sulle riviste Vogue e la moda e si preoccupa della lunghezza della gonna. Per la stessa ragione si conoscono quasi tutti e sono rigidamente organizzati in gruppi e consorterie. Dall'altra parte dell'Atlantico invece
gli scrittori americani non si sono mai incontrati, non hanno necessariamente letto i libri degli altri e non si sentono in dovere di farlo. Si spinge anche a dire che i romanzieri e i critici americani non si sentono a loro raggio in Italia, insospettiti dall'apparente spirito di casta dei letterati italiani e dalla dimestichezza con le varie signore che li ospitano, marchese, contesse. C'è forse un'allusione, una sorta di autosvelamento della sua esperienza, dell'esperienza che ha avuto a Leptis Magna quando è stata ospite nella villa in Libia di Anna Maria Cicogna. Però gli scrittori italiani, dice, sono sempre, hanno modi più affabili e vestiti più tradizionali. A differenza dei francesi, invitano lo scrittore a casa, straniero, lo portano in giro per la città, non si ubriacano, non diventano villani, perché sono alieni dalla violenza. Se c'è qualcosa da lamentare è se l'attenzione per gli stranieri non dura a lungo. È una citazione di se stessa del 1955, quando si era descritta come una valigia. Dopo più di 20 anni, quindi, le differenze tra italiani e scrittori americani sono sempre più importanti delle affinità. Va detto che il vero successo in Italia di Mary McCarthy lo conquista come commentatrice politica. Sono le sue posizioni politiche, la sua posizione sempre più esplicita alla guerra, che la fanno entrare di più nel dibattito italiano. I suoi reportage dal Vietnam del Sud nel 67, da noi nella primavera del 78, sono all'origine di numerose polemiche e di violente accuse di antipatriottismo. Hannah Arendt è sempre dalla sua parte. In Italia invece le sue posizioni le aprono le porte di ambienti fino allora, se non ostili, indifferenti, per la sua passata vicinanza a Silone e a Chiaromonte, come quelli del Partito Comunista e di Sinistra. Su Rinascita, Margherita Repetto, allora giovane dirigente dell'Unione Donne Italiane, ricorda il gruppo, presenta Mary McCarthy come un illustre rappresentante di quel singolare tipo umano che è l'intellettuale americano. Cosa ha di singolare l'intellettuale americano? Secondo Margherita Repetto, quello di costruire se stesso in un costante rapporto di contestazione con le stesse radici culturali della società di cui è parte. È un personaggio, dice, che contempla, analizza, seziona il suo paese, spesso con il distacco dell'outsider, e via di questo passo. Insomma, Mary McCarthy è diventata la migliore coscienza critica della società americana. I reportage vengono immediatamente pubblicati da Mondadori con la scritta «L'autrice del gruppo». Sono tradotti da Nicola Chiaromonte e la riportano in Italia come conferenziere in un tour vorticoso. Nel suo incespicante italiano, l'osservazione di Lorenzo Mondo, parla a Genova, a Torino, a Milano, a Roma, a Bari. Che cosa c'è al centro delle conferenze? Ovviamente la guerra del Vietnam, la vittoria di Nixon e i cambiamenti che ha generato nei rapporti con la politica degli scrittori. In genere, questa è la sua tesi, lo scrittore protegge il suo specifico talento dal giornalismo e dalla politica come una malattia contagiosa. Con il Vietnam tutto è cambiato. La guerra in Asia, continua, ha fatto scattare paradossalmente una sorta di orgoglio nazionale. Il fatto di vedere il proprio paese messo a nudo in pubblico, logorato, accusato davanti all'opinione pubblica mondiale. La lotta per i diritti civili in fondo era un nostro problema interno. Qualche successo si cominciava a intravedere, anche senza la protesta radicale, con la pazienza e la riforma. Che succede? In futuro gli intellettuali dovranno scegliere in America, comporre poesie che saranno lette
nel prossimo secolo o produrre opere di dissenso. Con la padronanza di chi ha vissuto quella stagione paragona il disorientamento e il disagio morale che si era avuto negli anni 30 nel mondo intellettuale. Oggi, negli anni 70, nel 67 e 68, vissuto con problemi più grandi e maggiori disillusioni. Nel suo giro di conferenze è riuscita ad evitare la contestazione, confida sempre Hannah Arendt, con un po' di strategia femminile, al contrario del vicario che la segue e che invece è al centro delle contestazioni. Solo a Genova, scrive, una pazza ha iniziato a tenere banco sui nostri doveri in Vietnam e a dirmi che rappresentavo gli elementi peggiori della letteratura americana, i drogati, i perversi. Un uomo robusto di 30 anni però si è alzato e le ha gridato: ho pagato 500 lire per sentire la signora McCarthy, non per sentire lei. A quel punto tutti si sono messi a ridere, i genovesi sono notoriamente taccagni e tutto è tornato tranquillo. Allora, nel giro di conferenze, come era stato in America, è la contestazione di destra ad attaccarle per le sue prese di posizioni pacifiste. Ma disinvoltamente, spiritosamente, dice: ma oggi, 67-68, chi si preoccupa degli attacchi di destra? Allora, nel decennio tra il 60 e il 70, Mary McCarthy è diventato un personaggio familiare anche in Italia. Oltre ai viaggi, vi passa anche l'estate. A Bocca di Magra, un piccolo porticciolo in provincia di La Spezia, ad affascinarla è la vita semplice che vi si conduce, le nuotate in una caletta definita da una bianca scogliera e il poter lavorare in pace. Ci sono Chiaromonte, ci sono Calvino, ci sono Gaia Servadio, anche Hannah Arendt. Nell'abbecedario, questo è lei che viene intervistata. Ecco qua, questo è quella povera America, diciamo, è uno dei tratti di come stia a un'intervista con Andrea Barbato nel 67. Queste sono due delle fotografie di lei nel Vietnam. È qui quando segue le sessioni del Senato al Watergate. Eccola qua a Bocca di Magra insieme a Miriam Chiaromonte. Nell'abecedario del scrittore Milos polacco, premio Nobel, eccolo qua, figura la voce Bocca di Magra, in cui usa più o meno le stesse parole di Mary McCarthy per ricordare le stati, le conversazioni, i momenti di felicità di questo gruppo aperto e flessibile che si ritrova ogni anno. Non c'è dubbio, conclude Milos, che se fossi un romanziere, tutte quelle persone, me compreso, fornirebbero materiali interessanti su cui scrivere. Mary McCarthy scrive su quest'estate a Bocca di Magra un breve racconto. Però non è la storia delle vacanze di un gruppo di amici dediti alla buona cucina, alle chiacchiere, circondato da bambini e di giovani di varie età che Milos aveva immaginato, ma la descrizione di un paradiso incontaminato, rovinato e barbarizzato dall'irruzione di gruppi di turisti tedeschi rumorosi e fastidiosi. Insomma, un piccolo apologo degli effetti del turismo di massa su cui Mary McCarthy, come abbiamo visto, rifletteva già dal 55. È una riedizione dell'invasione dell'Eden, già raccontato in Oasi, però senza l'intento satirico delle figure intellettuali? Non lo so. Però è in questi anni che Mary McCarthy, Roma e i modi di vita diventano una ispirazione, scusate, per la sua narrativa.
Arrivo a Uccelli, è l'ultimo libro di cui parliamo, Uccelli d'America, uscito nel 71, in cui ritroviamo l'originale incanto di Roma, quello di cui aveva parlato, che però aveva lasciato inespresso e soffocato dalle riflessioni sulla società letteraria o sui confronti depositati nel tempo su francesi e italiani. Non è più l'eroina donna, però, a raccontare le emozioni di Mary McCarthy. Il protagonista del romanzo è il giovane Peter Levy, figlio di un italiano di origine ebraica, immigrato negli Stati Uniti, professore di arte, e figlio di una madre musicista innamorata della natura, che è in qualche modo un facsimile di Mary McCarthy. Peter è un esponente della nuova sensibilità ecologista, quasi un fanatico, che cerca di convertire gli europei, del tutto insensibili allora e ignari che lo stile di vita capitalista sta distruggendo il pianeta. Peter studia in Europa, a Parigi, sono gli anni del Vietnam, e gli studi universitari permettono di evitare il servizio militare. A Parigi Peter non si trova bene, i corsi di civiltà alla francese e alla Sorbonne sono solo per stranieri, non conosce, c'è una barriera tra lui e i giovani francesi e fugge per trascorrere un periodo a Roma. Tutta la seconda parte del libro è dedicata quindi a Roma. La Roma in cui si muove Peter è la Roma degli anni 60, amata da Mary McCarthy. Basterebbe il titolo del capitolo per giustificarlo, Pace in Terra, un'allusione chiara all'enciclica di Giovanni XXIII del 63. Questo e le circostanze che vengono narrate. È una Roma in cui il suono delle campane delle chiese ogni quarto d'ora supplisce agli orologi. Sembra di sentire i viaggiatori dell'Ottocento. La gente è gentile, sia alle poste centrali. A San Silvestro, racconta Peter, ti confezionano i pacchi da spedire in America per niente e un'impiegata ti cuce anche un bottone dell'impermeabile che stava per saccarsi. Il giovane Peter afferma, come Mary McCarthy, di non sentirsi mai solo a Roma. Non solo le lettere di presentazione gli hanno procurato inviti e serate, ma c'è sempre qualcuno che era in vena di chiacchierare ed è pronto a congratularsi con te per il tuo italiano, cameriere, cassiere, sacrestani, come la vecchietta che gli vende l'arancia al mattino. Volevano tutti sentirgli dire, le piace l'Italia, è bella l'Italia. Roma è anche il luogo in cui nei ristoranti si può ancora mangiare un solo piatto o, volendo, chiedere una mezza porzione di pasta asciutta. Si può avere un abito fatto su misura in pochi giorni. Non esistono ancora le boutique con gli abiti preconfezionati. Nei libri su Venezia e Firenze Mary McCarthy aveva preso posizione sui suoi gusti artistici, su Roma non aveva detto nulla. Cosa le piace di Roma viene espresso attraverso Peter, che è un appassionato fanatico delle architetture di Borromini e del loro linguaggio di concavo e convesso. Un movimento che gli ricordava, scrive Mary McCarthy, la glassa bollente di sua madre, che modellava col coltello su una torta di compleanno. Peter legge come Mary McCarthy la cronaca nera del Messaggero, su cui scrive molto. In questa Roma tranquilla, l'unica nota stonata è rappresentata dai furori di curiosità che si riversano su di lui nelle scene in cui è ospite, per quello che avviene nelle metropoli di Parigi e New York. Per il solo fatto di essere americano e di vivere a Parigi, si suppone che io sappia tutto degli avvenimenti delle due metropoli. C'è una fame di notizia in questi curiosi ed è l'unico aspetto un po' irritante. Però l'irritazione maggiore è rivolta al turismo di massa.
e al mondo delle visite guidate, rumoroso, approssimativo, prevaricatore, che invade ogni angolo e rovina la contemplazione della Cappella Sistina. C'è un lungo capitolo sulla Cappella Sistina e le visite guidate. Nel 64 Mary McCarthy aveva scritto ad Arendt: «Ho spesso pensato che si dovesse fare qualcosa sul turismo moderno», ed è all'inizio della formulazione di Uccelli d'America. C'era un... eccolo qua. Quindi Uccelli d'America mette al centro tematiche che all'epoca erano patrimonio di alcuni o fuori dalle discussioni emergenti. Una riflessione sull'azione umana distruttiva della natura, un'interrogazione su dove avrebbe portato il turismo di massa. Tutti i romanzi di Mary McCarthy sono nati da un'idea, lo dice lei. L'idea sottesa a Uccelli d'America è questa: è possibile conciliare la fede nella democrazia con il desiderio di proteggere ciò che è fondamentalmente esclusivo ed elitario? L'accoglienza critica di Uccelli d'America con questa Roma idilliaca, dove sarà finita, è negativa. In Italia si fa interprete di questa insoddisfazione Antonio De Benedetti, che avanza più di una riserva. Mary McCarthy è consapevole di aver scritto un romanzo tradizionale, non postmoderno. Il romanzo tradizionale, così screditato, dice che si ha l'impressione di lavorare ad una casa destinata ad essere demolita. Ma esce da queste critiche talmente ferita che c'è un bellissimo parte in una lettera ad Hannah Arendt che si chiede se non è il momento di smettere di scrivere. Ha anche cercato attraverso Peter di collegarsi ai giovani, quei giovani che anche rincorrerà la Morante, no, Elsa Morante. Continuerà a scrivere, esce Missionari e Cannibali, che ha un'altra tematica al centro, destinata a diventare subito non meno centrale, quella del terrorismo e dei rapimenti, ma credo di aver preso abbastanza tempo e non ne parlo. Concludere. Molte sono le conclusioni che potremmo fare. Una potrebbe essere il giorno della giubilazione in suo onore, che si tiene al Vassar College. È una Mary McCarthy pochi anni prima di morire, in cui tutti gli oratori che si succedono sul palco non ripetono che un identico refrain. Mary McCarthy è una protagonista della storia della letteratura americana, dimenticandosi di quanto l'hanno stroncata in molti dei suoi passaggi. Lei se la ride seduta, dicono, sembra la regina Elisabetta, se non fosse che la regina Elisabetta non accavalla le gambe. Se la ride pensando di aver venduto tutto il suo archivio al college per una somma mai dichiarata ufficialmente, ma di certo non inferiore ai $100,000. Una possibile conclusione. Oppure si potrebbe ricordare uno degli ultimi testi, una sorta di testamento politico, Freedom, in cui la centralità della libertà della parola scritta e detta a voce alta nello spazio pubblico e non solo in quello privato, nella verità in cui si crede, è molto interessante. Però è un testo il cui commento richiederebbe molto più tempo di quanto sia rimasto. Allora, conclusione più italiana. Ho iniziato ricordando l'antologia americana di Vittorini e concludo con lui. Scriveva dunque Vittorini nel 52: «Ogni generazione letteraria ha bisogno di una critica che esca dalla sua stessa covata e che le sia contemporanea, che le sia congeniale. Solo l'incitamento, il dileggio continuo dei nostri coetanei può farci aprire gli occhi sulle nostre reali possibilità e sui nostri difetti, sui nostri limiti». Una simile critica rappresenta uno dei nuclei forti della vita e della scrittura di Mary McCarthy ed una delle ragioni che la videro sempre al centro di reazioni polemiche e di critiche. Grazie.
Grazie Marina. Una cosa subito, poi faremo la possibilità di fare delle domande naturalmente, ma una cosa subito. Ma Mary McCarthy, se fosse vissuta oggi, se fosse venuta oggi a Roma, che cosa avrebbe detto secondo te di Roma oggi? E della differenza che c'è tra quella Roma che lei ha raccontato e la Roma che noi viviamo? Credo che sarebbe orripilata. Perché è orripilata? Perché è orripilata? Ma diciamo che nonostante le sue posizioni radicali, Mary McCarthy è un po' una torre d'avorio, come si diceva una volta. Amava le situazioni piccole, le situazioni d'élite, i gruppi ristretti, in fondo anche i gruppi Europa-America, come li aveva immaginati lei, erano delle piccole comunità irrealistiche. Non si trovava a suo agio nelle situazioni di massa, pur riconoscendo, come dire, l'importanza che alla Arendt si prendesse parte al mondo e alla politica attraverso la partecipazione collettiva. L'amore del mondo era, secondo la Arendt, questo, e su questo lo seguiva Mary McCarthy, però lo seguiva più con la testa che con le reali abitudini. Certo. Sentiamo se c'è qualche curiosità su questo strano, interessante personaggio che ormai è un po' uscito dal non è più così nota come lo era, ma lo è stata abbastanza negli anni passati. Allora, su questo volevo dire una cosa. Io, sia in Francia, sia in Inghilterra, sia in altri posti, si stanno ripubblicando, anche in Italia, attraverso Minimum Fax, le opere di Mary McCarthy. E quindi è iniziata, sia dalla generazione che le ha lette negli anni 60 e 70, sia dalle nuove, una considerazione. In Italia deve essere fatta. Io mi auguro che questa nostra serata serva anche a rilanciare, per chi non la conosce, Mary McCarthy. Saranno le nuove generazioni a dire cosa trovano o cosa non trovano. In America posso dire che hanno Oasi, è stata ripubblicata con l'introduzione molto interessante di Vivian Cornick, in cui dice è una generazione intermedia, dice perché la leggevamo? La leggevamo insieme a Colette, perché lei raccontava la spregiudicatezza sessuale che è diventata, che era nostra, mentre Colette la leggevamo esattamente per le ragioni contrarie, perché lei ci raccontava l'amore con la A maiuscola, come travolgimento dell'esistenza. Prego, domanda. Questa è appunto, come le giovani italiane, come la vedono? Non lo so, mi auguro che qualcuno raccolga le riedizioni. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, alza la mano che c'è un microfono che arriva. Io ho steso. Se no io volevo chiederti comunque, questa storia del romanzo Il Gruppo è in realtà molto importante, perché, e perché questo è successo? Perché un gruppo di donne, tra l'altro a scuola non a una scuola mista, ma una scuola solo femminile, no? Che a un certo punto attraverso questo romanzo è il segnale di un cambiamento che sta avvenendo, già era avvenuto nella società americana, ma che stava per avvenire anche nella società europea, no? Siamo alla seconda metà degli anni 63, del 63. Che poi viene pubblicato in Italia nel 65, però. Sì. Esatto, quindi no? Siamo vicini al tempo del cambiamento, al tempo del... Io ho una mia idea, che il gruppo non è stato, come dire, recepito in Italia dai personaggi alti della letteratura, ma se noi leggiamo il diario americano di Italo Calvino, o le cose successive, c'è già molto del modo di immaginare le donne
Mary McCarthy aveva pubblicato alcune delle parti del gruppo prima. C'è già molto di come poi Mary McCarthy racconterà nel gruppo. Quando dice è un libro che mi ha rovinato la vita, perché c'è un'alzata di scudi di tutte quelle che erano state le sue compagne al Vassar College contro di lei, che non si riconoscono e non amano come sono state descritte. Una biografa le ha tutte intervistate ed è uscito fuori tutto. Un romanzo non è la riproduzione della realtà, è questo. Però era abbastanza. Lei poi lo dirà quali erano quelle a cui si era ispirata. Era la capacità di raccontare i dettagli faceva immediatamente riconoscere le persone. No, è molto divertente. Ma tu perché ti sei appassionata di Mary McCarthy? Dai, dici questo. Allora, questo me lo sono chiesto anch'io. Sicuramente tutta l'operazione di Luca Briasco, che è un grande appassionato di letteratura americana e ha scritto anche lui un'americana, cioè un'antologia recente, e che è l'editor, il suggeritore di tutte le pubblicazioni. Ma un po' perché quando è uscito mi è venuta voglia di rileggerlo, mi ricordavo le impressioni della prima lettura, volevo capire a distanza di tempo che impressione mi faceva. E poi perché forse ho un figlio che vive in America, delle nipoti americane, e l'occhio su come sono, crescono e vivono oggi le ragazze americane continua a interessarmi. Oggi il mondo è molto diverso. Sì, lo so. Questa descrizione di Bocca di Magra di cui ci hai dato è una descrizione che racconta di un mondo più ristretto, naturalmente, ma di intellettuali di grandissimo livello. Mi dispiace non aver messo delle fotografie di Bocca di Magra e soprattutto mi dispiace di non aver trovato una fotografia di Mary McCarthy a Roma. Ne ho molte a Parigi, di presenza, abbiamo anche in Vietnam. Forse si troverà, non lo so. Adesso vedremo. Quale libro mi consiglierebbe per iniziare? Quelli che intanto trova gli uomini della mia vita e il gruppo, Minimum Fax. Perché mi ha intrigato molto gli uccelli. Anche gli uccelli è interessante. Vero? Mi sembra così moderno poi. Assolutamente. Con anche questi argomenti. Si trovano forse in internet qualcuno. Anche Missionari e Cannibali, Il rapimento, le opere d'arte. I temi sono comunque all'ordine del giorno alcuni. Siete stremati. Allora, se ancora c'è qualche domanda, abbiamo ancora. Se c'è? Oh, stremati. Se no, dobbiamo soltanto adesso ringraziare Marina per questa immersione in un mondo. Grazie, arrivederci, alla prossima.